Salve a tutti, sono alla quarta e vi do il benvenuto all'ottavo episodio del walkthrough di Soleil. La volta scorsa, approfittando dei poteri di Charlie il ghepardo, abbiamo completato il terzo e ultimo percorso del campo di addestramento di Rafflesia e abbiamo ottenuto la medaglia d'oro. La tappa di oggi, invece, è il Camellia Desert. Mando alle ciance e iniziamo a giocare. Eccoci qui. Il trucco per sconfiggere questi cactus che ci lanciano contro i loro piccoli è quello di caricare il lancio della nostra spada e aspettare che i loro piccoli escano. In questo modo, con un singolo lancio, uccideremo il piccolo, cioè il proiettile che ci è stato lanciato, e distruggeremo anche il cactus grande. Qui abbiamo raccolto dei malins. Questa è l'uscita ovest, che non è quella che ci interessa al momento. Per questo sono rientrato nel Camellia Desert. Ecco, bisogna aspettare e rilasciare il colpo quando viene sparato il piccolo cactus. Qui ci sono altri Malins. Nel deserto il potere di Pengui, il potere del ghiaccio, è estremamente efficace. Questi vermi sono molto fastidiosi. Anche questi nemici. Il trucco è quello di non rimanere troppo vicini, in modo da avere un margine di tempo più lungo per evitare i proiettili. Ecco di nuovo il cactus. Qui è molto semplice, una volta che sappiamo il trucco, dobbiamo liberare questa parte da questo blocco verde e sostituirlo con quello esplosivo, quello rosso. E dobbiamo stare attenti a non fare bloccare il rosso in una posizione da cui non possiamo più spostarlo fino al posto giusto. Ecco fatto. Finalmente ci siamo tolti questo verme dalle scatole. Queste sabbie mobili sono molto fastidiose da superare. È difficile arrivare dove si vuole perché ci fanno roteare in qualsiasi direzione non ci interessi. Evitare queste spine era impossibile. Ho scelto il male minore e ho deciso di saltarci sopra.
Ecco, abbiamo liberato il passaggio finalmente. Qui c'è qualche mela e possiamo recuperare almeno un po' le energie, visto che abbiamo solo 4 mele ormai. Ecco finalmente una mela. 2, 3. Qui si apre un passaggio a nord. Qui dovremmo trovare più in alto una mela d'oro. Il problema è trovare un posto adeguato da cui distruggere questi blocchi. Per esplorare ho deciso di equipaggiare Ciel e come vedete ho trovato la mela d'oro. Adesso dobbiamo solo raggiungerla. Eccola finalmente. A questo punto dobbiamo semplicemente tornare dove eravamo prima. Qui siamo nel punto da cui eravamo entrati in questa seconda parte del deserto. A questo punto l'uscita verso la terza parte si trova a sud-est, dove prima probabilmente avrete visto a distanza un sacco di Malins. Ecco. Qui c'è qualche altra mela. In teoria c'è Kitty in squadra che mi farebbe risorgere, però preferisco non sprecarlo perché altrimenti dovrei spendere altri 50 Malins al negozio di Ramsay per recuperarlo. Ecco, dobbiamo saltare adesso in queste piccole fosse dopo aver sconfitto questo nemico, ecco. Bisogna aiutarsi qui con l'ombra di Corona per capire dove atterrare. Ma non sempre è facile giudicare bene le distanze. Qui temevo di aver lasciato qualcosa in alto, qui a nord, ma a parte qualche mela non c'è molto. Grazie alla mela d'oro che abbiamo trovato poco fa, non abbiamo più problemi per quanto riguarda i punti vita che ci sono rimasti.
Ecco, qui dobbiamo spostare il blocco rosso fino a dove c'è quell'estremità, quel bastone di legno. E il trucco consiste nel liberare la via spostando lateralmente questi blocchi verdi. E a questo punto è molto semplice, abbiamo già il percorso spianato. Ecco fatto, a questo punto non ci resta che distruggere questo blocco. Qui c'è un interruttore. Per raggiungerlo è necessario l'intervento di Ciel. Attenzione, qui si aprono delle sabbie mobili con le spine. È molto facile caderci dentro. Questa è una piccola oasi. Il tapiro dice: mi chiamo Tapir, questo è il Camellia Desert, è pieno di sogni tristi. Questo è il secondo negozio di Ramsey. Ramsey ci dice la solita cosa, ossia che possiamo acquistare dei compagni. Il pipistrello dice: sono un pipistrello, posso darti protezione da attacchi pesanti dei nemici per un periodo di tempo. In pratica è un'invincibilità temporanea per 100 malitz. Io l'ho preso in squadra. E questo è Egg, sono un uovo bomba, posso farmi esplodere per causare danni ai nemici e costa 50 malins. E ho preso anche lui nel gruppo. Il dinosauro ci dice: non ho mai lasciato questo deserto prima, è divertente vivere nel mondo esterno, va bene vivere qui, ma non ho il coraggio di lasciare, cosa dovrei fare? Vixen ci dice: quel dinosauro, gli ho chiesto di aiutarmi ad attraversare i mari, ma è spaventato. Aroma, questa sorta di puzzola, ci dice: gli umani hanno provato a costruire la torre di Babele, così da poter raggiungere il paradiso, ma la costruzione si è fermata prima che la torre fosse terminata. E adesso siamo diretti alla torre di Babele. Eccoci qui. Qui c'è un vicolo cieco. Ed eccoci alla Tower of Babel. Arrampicandoci veniamo interrotti. Qui ho deciso di equipaggiare Penguin al posto di Ciel. Ecco, in realtà la corda si rivela un mostro che si chiama Roxy. Ehi tu, non arrampicarti su di me come se fossi una corda. Ed è comincia la boss fight. All'inizio può essere molto fastidioso questo boss, in realtà non è molto difficile. Adesso non fa niente, salta e basta. Poi può lanciare, ecco, può lanciare le sue braccia come se fossero delle mazze ferrate e dobbiamo rimanere qui al centro il più in basso possibile per evitarle, basta stare fermi. Poi lancia le braccia come avete appena visto e a quel punto dobbiamo semplicemente tenere carico il lancio della spada e lanciare quando i due pugni vengono sparati. Così distruggeremo loro e colpiremo lui. E bisogna fare questo fino a che lui non si carica di energia, come vedrete tra un po'. A quel punto bisogna spostarsi di lato per evitare il flusso di energia, eccolo. E a questo punto possiamo attaccarlo. E adesso è semplice, dobbiamo semplicemente ripetere quanto vi ho spiegato fino a questo momento, fino a che il boss non verrà sconfitto. Ecco, adesso si è ricaricato l'energia, ci spostiamo lateralmente e colpiamo. Già sconfitto.
mi hai sconfitto, ma non raggiungerai mai la cima, non più. Abbiamo guadagnato un altro punto di vita massima e adesso siamo costretti però a lasciare la Tower of Babel, perché Penguin ci dice: ehi Alex, se vuoi andare in cima dovresti andare a Frisia, la mia città natale. Si trova a sud, oltre il mare. Lì puoi trovare una pianta che cresce velocemente. Usala e potrai andare in cima. In pratica dobbiamo raccogliere questo seme a Frisia e piantarlo lì dove si trovava quella piccola cunetta sul terreno. A quel punto potremmo arrampicarci sulla pianta. Adesso però come facciamo ad attraversare il mare? Ecco, vedete che è un vicolo cieco? La soluzione sta nel ritornare dal dinosauro e convincerlo ad aiutarci. Ecco, il dinosauro dice: vuoi che io attraversi il mare? Non posso farcela, non ho mai fatto niente del genere. E Penguin risponde: quindi vuoi stare qui a lamentarti per tutto il resto della tua vita? Il dinosauro non ci risponde, ma appena ce ne andiamo ci dice: aspetta, vengo anch'io. Non voglio vivere stando depresso in questo modo. Non so se posso attraversare il mare, ma ci proverò. E il dinosauro finalmente entra nel gruppo. E per adesso ci fermiamo qui. La prossima tappa è il castello di Frisia, il Frisia Castle, che raggiungeremo appunto proprio a bordo del dinosauro. Arrivederci e buon retro gaming a tutti.